Ciao a tutti, buon 2022! Io sono Marta Suvi e oggi sarò la vostra guida all'interno del mondo di Amazon Prime Video. Insieme scopriremo tutte le novità in arrivo a gennaio sulla piattaforma. Siete alla ricerca di una nuova serie TV da guardare tutta in una notte? Volete recuperare quel film cult di cui avete sempre sentito parlare? Questo è il video perfetto per voi. Insieme scopriremo tutte le novità in arrivo a gennaio sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Spero di suggerirvi la vostra serie TV del cuore oppure il vostro prossimo film preferito. Soprattutto non vedo l'ora di leggere i vostri consigli nei commenti qui sotto. Siete pronti per prendere appunti? Dal 17 gennaio sarà disponibile in esclusiva Amazon Prime Video la serie Monterossi, una serie imperdibile che riesce a miscelare in maniera sorprendente commedia e giallo. La serie racconta le vicissitudini di Carlo Monterossi, un ex autore TV di successo che, in una serata come tante altre, si ritroverà qualcuno che tenterà di ucciderlo. Fortunatamente Carlo riesce a salvarsi, ma dopo questo spaventoso episodio inizierà una piccola indagine per capire cosa c'è dietro e soprattutto chi. Ma Carlo non sarà da solo, infatti ha due improbabili aiutanti, Nadia e Oscar, anche loro direttamente dal mondo della televisione. Monterossi è tratta dalla fortunata serie di romanzi scritti da Alessandro Robecchi e a dare il volto al protagonista, ovvero Carlo Monterossi, sarà l'attore Fabrizio Bentivoglio. Monterossi è una serie davvero imperdibile. Dal 21 gennaio sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video As We See It, una serie delicata e emozionante al punto giusto, che segue le vicende di Jack, Harrison e Violet, tre coinquilini poco più che ventenni, tutte e tre sotto lo spettro dell'autismo. Durante la stagione condivideremo con loro questo viaggio emozionante, difficoltà nel socializzare, trovare un posto di lavoro, fare amicizie e soprattutto il desiderio di innamorarsi. Il tutto con le persone che gli vogliono bene e i loro assistenti. As We See It vi toccherà il cuore, vi coinvolgerà in prima persona, celebrando così insieme ai protagonisti questa avventura verso l'indipendenza. Dal 1 gennaio è disponibile il film Contagion, il chiacchieratissimo film del 2011 diretto da Steven Soderbergh. Recentemente si è parlato davvero tantissimo di questo film, vedendolo quasi come una pellicola profetica. Ma di che cosa parla davvero Contagion? Racconta la storia di un futuro prossimo in cui l'umanità deve fare i conti con un nuovo misterioso virus. E alle porte della pandemia mondiale, un gruppo di medici tenterà di fare l'impossibile per isolare questo virus, sperando di trovare anche una cura. Un film drammatico che sa dosare bene i momenti di suspense, soprattutto con un cast stellare. Nel film infatti vediamo Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard e Laurence Fishburne. Vedere o rivedere Contagion oggi fa decisamente tutto un altro effetto. Dal 28 gennaio sarà disponibile la prima stagione di The Legend of Vox Machina, una serie animata davvero imperdibile, soprattutto per gli amanti dei giochi di ruolo, da guardare assolutamente se invece siete fan di Critical Role. La serie infatti è ispirata ai personaggi e alle avventure della prima campagna del gruppo. The Legend of Vox Machina racconta la storia di una banda di disadattati che si barcamenano tra la passione per l'alcol e le risse. E questo improbabile gruppo di eroi dovrà salvare un regno, quello di Exandria, che si trova attanagliato nelle grinfie di oscure forze magiche. Seguiremo il gruppo affrontare diverse avventure e tentare di superare prova dopo prova, mostrando le loro capacità e soprattutto rimanendo uniti. Ci riusciranno? Lo scoprirete guardando la serie, che vanta un cast tecnico che racchiude il meglio di serie TV animate e videogiochi. The Legend of Vox Machina è assolutamente un prodotto unico. Dal 3 gennaio è disponibile in esclusiva il film Time Is Up, un film romantico con protagonista Vivienne, interpretata da Bella Thorne, e Roy, interpretato da Benji Mascolo. I due ragazzi apparentemente hanno delle personalità completamente opposte, inconciliabili. Vivienne è una ragazza con la passione per la fisica, la matematica, che ha sempre immaginato il suo futuro all'interno di una prestigiosa università statunitense. Roy invece ha vissuto un evento estremamente drammatico quando era solamente un bambino, e proprio questo ricordo sembra quasi sabotargli il futuro. Apparentemente i due sembrano vivere due vite che non si incontreranno mai, ma anche nei calcoli matematici esiste una cosa: le variabili. Bella Thorne e Benji Mascolo sono una coppia sullo schermo, così come nella vita reale, in un film che unisce la magia dell'amore a quella del cinema. Dal 7 gennaio è disponibile in esclusiva il film The Tender Bar. La pellicola racconta la storia vera di J.R., un ragazzo orfano che cresce nel bar gestito dallo zio Charlie, qui interpretato da Ben Affleck.
Charlie è un personaggio molto particolare e finirà per diventare una figura paterna davvero sopra le righe, che segnerà perennemente la vita di J.R., condizionando il suo futuro così come i suoi sogni. Il film è tratto dal libro autobiografico intitolato Il bar delle grandi speranze e vede alla regia qualcuno che conosciamo molto bene davanti alla macchina da presa, ovvero George Clooney. Ma il cast non ha nulla da invidiare, infatti troviamo Ben Affleck, Lily Rabe e una leggenda del cinema, Christopher Lloyd. Dal 14 gennaio sarà disponibile il film d'animazione Hotel Transilvania, uno scambio mostruoso. Torna il conte Dracula insieme ai suoi amici mostri per un'avventura terrificante. Questa volta è successo qualcosa di davvero particolare. La misteriosa invenzione di Van Helsing, ovvero il raggio trasformatore, andrà in tilt e trasformerà Dracula con i suoi amici mostri in qualcosa di letteralmente terrificante, spaventoso, ovvero degli esseri umani. Mentre Jonathan viene trasformato in mostro. Senza poteri e in delle vesti a loro sconosciute, mantenere la calma sarà davvero difficile. Ma anche questa volta Mavis risulterà fondamentale per mantenere il gruppo unito e soprattutto salvarlo. E voi siete team Conte Dracula o Van Helsing? Devo saperlo. Dal 27 gennaio arriva in esclusiva su Amazon Prime Video il film Tre Sorelle, una commedia al femminile che segue Marina, una donna borghese che verrà a conoscenza di una terribile notizia. Suo marito la tradisce. A Marina crolla il mondo addosso, ma nemmeno il tempo da andare da sua sorella che scopre un'altra brutta notizia. Anche sua sorella si è lasciata per un tradimento, ma questa volta è stata lei a tradire il marito. Le due sorelle decideranno di partire per una vacanza al mare a San Felice Circeo, con Caterina, la terza sorella, e Lorenza, la massaggiatrice di Marina. Le tre partono per una vacanza tra sole donne, ma se incontrassero un uomo capace di far perdere la testa a qualcuna di loro? Tre Sorelle è un film con toni romantici e di commedia. Diretto da Enrico Vanzina, vede nel cast Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Fabio Troiano. Dal 1 gennaio è disponibile il film Una notte da leoni 2. Questa è una di quelle commedie che tutti conoscono, di cui tutti conoscono le citazioni e le battute. Nel secondo film dedicato all'avventura di questo gruppo di amici, sono ormai passati 2 anni rispetto alle disavventure avvenute durante l'addio al celibato a Las Vegas. Questa volta Phil, Stu, Alan e Doug si trovano in Thailandia. Teoricamente devono fare un pranzo semplice e veloce prima del matrimonio di Stu. Ma indovinate? Qualcosa va storto. Molto storto. Io non vi dico niente, scoprirete tutto guardando il film. Dal 1 gennaio è disponibile la 12ª stagione di The Big Bang Theory. Quindi direi... Bazinga! Non avete mai visto la serie? Allora questa è l'occasione perfetta per recuperarla. The Big Bang Theory è una serie comedy che vede come protagonisti Leonard e Sheldon Cooper. Loro sono due nerd, due scienziati geniali, con qualche lacuna magari per quanto riguarda l'interazione umana, ma la loro vita verrà letteralmente rivoluzionata quando si trasferirà qualcuno nell'appartamento accanto. Penny. I loro sono due mondi letteralmente agli antipodi, ma ben presto scopriranno che hanno tanto da imparare l'uno dall'altro. E voi siete fan di The Big Bang Theory? Qual è il vostro personaggio preferito? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Dal 1 gennaio è disponibile la quarta stagione di The Good Doctor. So che molti di voi non vedevano l'ora dell'uscita di questa quarta stagione, è una serie amatissima e se tra voi c'è qualcuno che non l'ha ancora iniziata, tranquilli, ci penso io. The Good Doctor segue le vicende di Sean Murphy, un giovane specializzando in chirurgia. Lui è sotto lo spettro autistico e ha una forma davvero particolare di genialità. Sean proviene da una piccola cittadina, ha avuto anche un'infanzia molto complicata, ma riuscirà ad entrare nel prestigioso dipartimento di chirurgia della California del Nord. The Good Doctor è una serie imperdibile, pluripremiata in Occidente così come in Corea del Sud. Consigliatissima soprattutto se amate i medical drama. Dal 7 gennaio è disponibile Aria Ferma, un film drammatico scritto e diretto da Lorenzo Di Costanzo e interpretato da due degli attori più amati del panorama italiano, ovvero Tony Servillo e Silvio Orlando. Aria Ferma inizia all'interno di un carcere fatiscente dell'Ottocento. È ormai dismesso, ma i trasferimenti dei detenuti per problemi burocratici hanno visto una battuta d'arresto e così una dozzina di detenuti e guardie carcerarie rimangono lì, bloccati, in un'atmosfera tesa ed attesa, perché sono due mondi abituati ad avere dei confini netti. Aria Ferma è un film capace di portare lo spettatore in un mondo poco esplorato, in un'atmosfera riflessiva in cui si indagano i concetti di lontananza e vicinanza. Avete voglia di una mega maratona di film? Tranquilli, dal 1 gennaio è disponibile Twilight Saga, ovvero tutti i film della saga di Twilight. Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn, parte 1 e 2.
Siete pronti per rivivere la storia d'amore tra Bella Swan e Edward Cullen? Molti di noi sono cresciuti con questa storia d'amore, altri invece l'avranno sempre sentita nominare. E quale occasione perfetta per sorseggiare un po' di cioccolata calda e recuperarsi tutti i capitoli della saga. Ma di che cosa parla Twilight? La storia è tratta dall'omonima serie di romanzi Young Adult e si concentra principalmente sulla storia di Bella Swan. Lei è un'adolescente e da poco si è trasferita nella cittadina del padre, un luogo piovoso e remoto. E proprio lì farà la conoscenza di varie persone, soprattutto un ragazzo in particolare, ovvero Edward Cullen. Certo, chiamarlo ragazzo secondo voi è giusto? Bella Swan era convinta di essersi trasferita in una cittadina un pochino particolare, però non credeva così tanto, perché infatti in quella cittadina è pieno di vampiri e licantropi. Come andrà a finire? Lo scoprirete guardando la saga, perché qui non si fanno spoiler. Però io voglio sapere una cosa da voi. Siete team Edward o team Jacob? Ma dal 1 gennaio è disponibile su Amazon Prime Video anche Trilogia dello Hobbit, perfetta per tutti gli amanti del fantasy. La trilogia dello Hobbit è stata scritta, diretta e coprodotta dal regista neozelandese Peter Jackson ed è basata sull'omonimo romanzo di Tolkien. Lo Hobbit è un prequel rispetto a Il Signore degli Anelli. La trilogia dello Hobbit è formata da tre film: Un viaggio inaspettato, La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate. La storia inizia con Bilbo Baggins, intento a scrivere dei racconti poi da far leggere al nipote Frodo. Ma il racconto di Bilbo Baggins inizia con la comparsa di un personaggio che conosciamo molto bene, ovvero Gandalf il Grigio. Il potente stregone infatti va a visitare Bilbo per convincerlo a partire per un'avventura. Da qui inizia un viaggio magico e imprevedibile, imperdibile per tutti gli amanti del fantasy e soprattutto per i fan del Signore degli Anelli. Dal 25 gennaio saranno disponibili la sesta e la settima stagione di Bleach, un anime che molti di voi hanno seguito e hanno amato. Bleach segue la storia di Ichigo Kurosaki, un giovane dall'abilità fuori dal comune, infatti è capace di vedere gli spiriti. La sua vita però cambierà drasticamente quando scoprirà che all'interno di questo mondo esistono spiriti buoni e spiriti cattivi. Un giorno la sua strada si incontrerà con quella di uno Shinigami, ovvero un dio della morte. Lì la sua vita cambierà per sempre. Sempre dal 1 gennaio è disponibile la 14ª stagione di Supernatural. So che molti di voi non vedevano l'ora che arrivasse questa stagione, perché sono dei grandissimi fan della serie. Supernatural è riuscito davvero a entrare nel cuore dei fan. Però se non l'avete mai visto, tranquilli, vi introduco io al mondo dei fratelli Winchester. I protagonisti assoluti sono i fratelli Winchester, che sono rimasti orfani di madre per colpa di un demone. Da quel momento in poi, il padre dei due ragazzi li cresce educandoli alla caccia del soprannaturale. E avranno un unico scopo: trovare la creatura che ha ucciso la madre e vendicarsi. Ma i due fratelli hanno delle personalità molto diverse tra loro e all'apparenza i loro obiettivi sembrano anche difficili da conciliare. Ce la faranno a non litigare? Beh, lo scoprirete guardando la serie. Negli anni Supernatural ha davvero conquistato milioni di fan, perché è capace di creare un mondo davvero ampio e invitare i fan. E ditemi, voi siete tra questi? Il vostro personaggio preferito? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Questi erano i miei consigli sulle novità imperdibili in arrivo a gennaio su Amazon Prime Video. Ma le novità non finiscono qui. Quale tra questi titoli aspettate di più? E voi quale suggerite? Non vedo l'ora di leggere tutte le vostre scoperte qui sotto. Questi erano solamente una piccola parte di tutte le novità disponibili ogni mese su Amazon Prime Video, insieme a tantissime anteprime, cult e titoli imperdibili. Quindi buon watch party e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!